¡Flipante! Bentornati in direttissima con noi, cari amici e cari amiche di TVRS. Oggi vogliamo portarvi a conoscere un territorio davvero suggestivo, ricco di storie, di bellezze naturalistiche. Insomma, un territorio che particolarmente in questo fine settimana, a partire, pensate, da domani, ospiterà un palio attesissimo e davvero curioso. E allora, a tal proposito, vi presentiamo questa bellissima città, questo bellissimo luogo con la prima clip davvero suggestiva. Ammirate. Di storia quanto di acque, così scrisse Torquato Tasso nell'Ode al Metauro. Stiamo parlando ovviamente della bellissima Fermignano con il suo ponte a tre arcate, la bellissima torre, e che questo fine settimana, a partire da domani, prenderà vita e farà veramente un tuffo nel passato grazie ad una manifestazione attesissima. E ne parliamo con la signora Paola Marconi, segretaria della Proloco di Fermignano. Ben trovata Paola. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Tra l'altro, grazie per la disponibilità, perché so che siete impegnatissimi, una macchina operativa pazzesca, quella delle Proloco, che si attiva ogni volta per far vivere le radici, le tradizioni nel nostro territorio. Dobbiamo sempre dirvi grazie a tutti i volontari delle Proloco. Grazie davvero, signora Paola. In primis, anzi, ti do del tu, cara Paola, e okay. Noi stiamo parlando di che cosa se non del palio della rana. E voi direte, che cos'è? E noi siamo andati da Paola a chiederlo, 58esima edizione, di che cosa si tratta? Allora, siamo arrivati alla 58esima edizione del Palio della Rana. È la manifestazione più importante che organizza la Proloco nel nostro paese.
come appunto hai detto, muove una macchina grossissima. Abbiamo fatto un conto più o meno delle persone che girano intorno alla manifestazione, sono circa un migliaio, tra addetti alla sicurezza in primis, agli stand per cucinare, al corteo che raggiunge quest'anno sulle 350-360 figuranti abbiamo, con gruppi ovviamente ospiti, non solo del paese, però abbiamo un bel numero di, ecco, di figuranti. E la manifestazione è una rievocazione storica a tutti gli effetti, perché appunto apparteniamo proprio all'Organizzazione Nazionale delle Rievocazioni Storiche, e per questo diciamo che stiamo rievocando la nostra storia. Siamo nei primi del 1600, quando il ducato, cioè quando Fermignano si stacca dal ducato di Urbino, per cui avvengono grandi festeggiamenti, e da qui, diciamo, i racconti narrano che tra i vari festeggiamenti, oltre ai giochi che poi riporteremo durante la festa, corsa con i sacchi, tiro alla fune e via dicendo, c'è questa corsa con le carriole. Siamo in Cosa? quell'epoca, Fermignano è ricco di acquitrini. Cioè noi abbiamo il fiume, che è il Metauro, che ci attraversa, per cui la rana è sempre stata nel nostro habitat. E da lì abbiamo cominciato queste rievocazioni con la corsa delle rane sulla carriola. E poi Però vediamo che bisogna ci sono corse che coinvolgono tutte le età, diciamo che ci sono sia i ragazzini più giovani che gli adulti. vedere. Sì. Insomma, ci avete incuriosito talmente tanto che non possiamo non condividere con il nostro pubblico da casa degli scorci di questa bellissima manifestazione che dura, pensate, 3 giorni a partire da domani. Quindi in qualche modo vedremo Fermignano trovarsi in un bel tuffo nel passato e farci rivivere tante emozioni del passato, ma allora sbirciamo insieme che cosa troveremo in questo fine settimana in questa località così suggestiva. Grazie.
e Fermignano prende vita in questo fine settimana a partire da domani sera, appunto il 5, il 6, il 7, in occasione della 58esima edizione del Palio della Rana. Abbiamo visto il corteo storico, abbiamo visto giochi insomma, popolari tra ragazzi, insomma, arcieri, mercatino, di ogni, un vero e proprio tuffo nel passato, una rievocazione storica bellissima che partirà per l'appunto, dicevamo Paola, domani sera con l'assalto alla... Assalto alla torre. Alla torre, perfetto. E il luogo di Donna Laura. E questa è la rievocazione appunto dei combattimenti proprio per la liberazione della villa di Fermignano dal Ducato di Urbino, per cui ci sono scontri, bombarde, frecce infuocate, un po' di tutto. Poi siamo di notte, per cui è una cosa piuttosto d'aspetto. Sarà e ancora poi, più suggestiva la cosa, comunque, l'ambientazione. Sì. Poi il posto è proprio sotto, siamo sotto la torre, per cui proprio l'ambiente è ad hoc. E sempre quella serata c'è appunto questa rievocazione del rogo di Donna Laura, che in quell'epoca, metà del 1500, questa donna che curava con le erbe viene presa di mira come eretica, e viene fatto un processo e poi viene bruciata. E proprio noi arriviamo proprio fino al rogo di Donna Laura, in cui bruciamo la strega, non quella vera, ovviamente, il fantoccio. E tutto questo avviene appunto nella serata del venerdì sera, dove già però abbiamo anche aperte le taverne per poter... E poi ci saranno queste famose corse con le rane in carriola, giusto? Sì. Perché abbiamo visto insomma lo sfilare di corsa di queste carriole, ma sopra ci sono queste rane che bisogna capire se vogliono insomma vivere l'ebbrezza della corsa in velocità oppure saltar via. E lì un attimo, forse è quello il momento da cogliere. È quello il rischio, è anche la fortuna del corridore di avere una rana magari più tranquilla rispetto a un'altra un pochino più vivace. Ma vengono addestrate le rane? Questa è una mia curiosità, vengono addestrate le rane per fare questi percorsi? No. Noi durante l'anno siamo riusciti a creare un allevamento nostro, per cui abbiamo tutte rane autoctone e sono rane che vengono, diciamo, pescate, tirate su dallo stagno che abbiamo dall'allevamento la mattina e poi vengono rilasciate. Abbiamo il controllo del veterinario, appunto. Brava. C'è tutta una prassi. Ci siamo, insomma, che c'è una prassi a tutela del tutto. Sì. Bravissima. Sette sono le contrade, le vogliamo ricordare: Calagostina, Calpino, Calpino, okay. La Pieve, la Torre, San Lazzaro, San Silvestro e Santa Barbara. Sì. Queste saranno appunto le contrade che si sfideranno in questa prestigiosa corsa che porterà alla conquista del Palio, ma quest'anno abbiamo letto che ci sarà anche un gemellaggio speciale con delle realtà che praticano un tipo di Palio affine o similare, giusto? Sì. Infatti nel 2003, nell'edizione dell'anno scorso, abbiamo avuto un po' di difficoltà nel reperire le rane, diciamo un po' con un po' di polemiche sull'uso della rana come animale comunque protetto, e allora per poter, diciamo, un pochino cercare di farsi un po' forza, di poter essere in regola anche con le carte, un po' così, abbiamo creato questo gemellaggio con questi due paesi in Toscana, e sono Civitella Paganico e San Casciano dei Bagni. Praticamente abbiamo creato questa unione per poter avere un po' più forza nel farsi sentire, nel poter condividere anche le esperienze, e sono ospiti da noi in questa occasione, domenica 7 aprile, proprio domenica 7 aprile è il Palio della Rana, il vero e proprio. In qualche modo anche noi andremo in Toscana, immagino, a far vedere la nostra compagine, il nostro percorso del torneo storico del Palio della Rana. E ovviamente quando si parla di eventi, rievocazioni storiche, non si può non riscoprire anche i sapori delle radici, i sapori del territorio, e quindi anche la parte enogastronomica, come dicevi tu Paola, curato poi dalle signore di Fermignano, che questo forse è il valore aggiunto. Sì. Le sette contrade, ce n'è un'altra, l'ottava, che è quella che appartiene alla Proloco,
propongono piatti tipici della zona, ognuno ha un piatto particolare, poi logicamente intorno è abbinato ad altri piatti, però ognuna propone proprio è la regola, un piatto suo particolare, chi la trippa, chi la rana, ovviamente c'è uno stand che propone le rane da mangiare, Certo, come mangiamo certo. altre cose. Anche loro fanno parte della tradizione culinaria storica, ormai lo sappiamo bene. Ma se c'è un piatto al di là delle rane che posso immaginare incuriosiscano in molti, quale piatto ci puoi suggerire di gustare a Fermignano? Che cosa ci suggerisci di sperimentare? Allora, come prolocco noi proponiamo la cresca sfogliata, che è la non è la piadina, mi raccomando, non Mi esiste questo raccomando, paragone. che noi abbiamo fatto proprio delle full Guai! immersion nelle trasmissioni precedenti. La piadina è un discorso, la crescia sfogliata è tutta un'altra cosa, è più piaciosa, è più gustosa. È più ricca anche di ingredienti, è più carica, eh? La si può mangiare anche vuota, senza niente. Brava! Perché comunque già è una bella sostanza. Quello è un piatto tipico proprio della nostra zona, qui proprio del nostro territorio. E poi altri piatti, come dico, pappardelle al cinghiale, poi corradella Insomma, l'ora è d'agnello. giusta, cara Paola, Ecco. ci ha fatto venire voglia di venirti a trovare, non soltanto per le bellezze che potremmo gustare, anche naturalistiche, lì vicino ricordiamoci la Gola del Furlo. Insomma, Fermignano è ricca di scorci e possibilità da sperimentare, non soltanto in questo particolare evento che appunto è il Palio della Rana, ma sempre, tutti i giorni dell'anno, va riscoperto il nostro territorio, le nostre perle incastonate anche nell'entroterra. Grazie davvero di cuore al lavoro delle Proloco, e questo lo sottolineo sempre, grazie ai volontari, grazie davvero di Il piacere cuore anche alla disponibilità. non ci riesco, non sono brava, non sono Eccolo là, brava. 6, 7, 8 aprile, Palio della Rana, e poi ricordiamo anche che c'è una bellissima area camper disponibile per chi volesse soffermarsi più a lungo e vivere appieno il territorio. Buon lavoro, in bocca al lupo per tutto, e noi ci vedremo Grazie sicuramente presto. Grazie per la mille. disponibilità. Grazie, grazie mille. Un abbraccio Arrivederci. grande. Grazie a tutti, grazie. È sempre bello riscoprire le tradizioni e tutto quello che caratterizza e rende unico il territorio marchigiano. E noi adesso ci fermiamo qualche istante per dare la linea alla pubblicità e poi chissà quali altre curiosità. Pubblicità. Molino Orsili. Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Academy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili. Prima di tutto, la farina. Centro commerciale Il Maestrale, uno spazio dedicato a te con due piani per immergerti nello shopping in tutta libertà, prenderti un caffè o navigare con il nostro servizio wifi gratuito. La nostra galleria con qualità e cortesia offre un mondo di proposte, abbigliamento, accessori moda, intimo, prodotti per la cura della persona, della casa, telefonia, elettronica e tanto altro. Il Maestrale, Ipercoop e 50 negozi per uno shopping sul mare. Senigallia, strada Statale Adriatica Nord. Sono il bello del punto vendita sotto casa. Ogni volta che hai bisogno, sanno come accoglierti e darti la giusta assistenza. Promozioni esclusive, personale altamente qualificato e attenzione costante alle esigenze dei clienti. Garantiscono assistenza costante e non ti lasciano mai solo. Vicini e sempre presenti. Ti semplificano la vita. Sono cresciuti per essere professionisti di elettronica. Stura elettrodomestici, il vantaggio di averli accanto.
Nel lontano 1970, alcuni agricoltori di Filottrano si uniscono in cooperativa per provvedere al fabbisogno primario. Oggi, il Biroccio gestisce 3 punti vendita, portando la bontà della tradizione fino agli scaffali della grande distribuzione. Produce, trasforma e commercializza con autenticità i prodotti agricoli propri e dei soci. Il Biroccio, qualità e tradizione. Innamoratevi della bellezza. Vi portiamo da Mondo Infissi, dove lo stile è protagonista, con una selezione esclusiva di porte e infissi. Venite ad esplorare la vasta gamma di prodotti scelti con cura per offrire qualità e design. I consulenti sapranno aiutarvi a trovare la soluzione per le vostre esigenze. Mondo Infissi, la scelta perfetta per il tuo ambiente. Veniteci a trovare negli showroom di Jesi Filottrano e nella sede di Appignano. Life could be a dream, life could be a dream, life could be a dream. If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and up and we meet again, boomba. Hey, nani, ning, nam, shaleng, a leng, a leng. Oh, 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 dip, a-dee-dee-da-dee-dip. Oh, life could be a dream, if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life would be a dream, sweetheart. Spazio Conad Ancona, la spesa è una passeggiata. Bravissima Daniela Cavanna con la sua tarantella Electroshock. Noi però vogliamo fare un attimo un recap, ricapitolando appunto gli appuntamenti imperdibili a partire da domani sera, il 5, il 6, il 7 di aprile a Fermignano per il 58esimo torneo storico Palio della Rana. Tantissimi veramente saranno gli eventi e le cose da scoprire, da gustare del nostro territorio, dell'entroterra marchigiano. Siamo agli sgoccioli, cari amici e cari amiche di TVRS, vi vogliamo salutare regalandovi altra musica perché so che quella vi piace tanto davvero. Allora ci gustiamo il bellissimo brano di Luca Bergamini, Basterà. E non basterà perché noi domani torniamo, e già torniamo chiaramente qui, canale 13 TVRS, e adesso, subito dopo la musica, linea all'informazione di News in diretta, sempre da Recanati. Ciao! Cade ogni giorno più giù e la vita non ti sorride da un po', crederai che tutto resterà così. Quando anche il tuo cuore non ti parla più e il silenzio è la sola tua compagnia, penserai che niente tanto cambierà.
che questa pioggia, lo sai, finirà. Guarda, c'è già un angolo blu, il sole è già pronto a tornare da te.